Vorrei chiamare per una informazione che riguarda in particolare i direttori e i rappresentanti delle cineteche italiane. Vorrei chiamare una figura per noi fondamentale nella storia di Cinecittà in particolare, ma in genere del cinema e del cinema, se posso dire, ritrovato, cioè rilavorato. È Carlo Cotta. Carlo fa parte della commissione. Siete in tre, mi pare di ricordare, della commissione che attribuisce i finanziamenti per la digitalizzazione alle cineteche italiane e a chi, non solo le cineteche, ha fatto richiesta di accesso ai fondi che sono molto consistenti, come sapete tutti, credo, chi non lo sa lo ricapitolo brevissimamente. Una iniziativa del governo in cui c'era già il ministro Franceschini ha previsto un finanziamento di 30 milioni di euro distribuiti su 3 anni per digitalizzare il patrimonio filmico delle cineteche, 10 milioni l'anno. Sono già scattati, sia pure con molto ritardo purtroppo, i finanziamenti per gli anni 2017 e 2018, sta per essere lanciato ora il bando del 2019. Però a questo proposito vorrei che Carlo Cotta dicesse delle cose proprio in rappresentanza ufficiale del Ministero dei Beni Culturali, non come funzionario del Ministero, ma perché lavora per il Ministero, ha detto ai lavori per questa iniziativa. Carlo. Grazie. Dunque, cercherò di essere breve, poi sono anche senza voce. Quello che mi ha un po' meravigliato è che specialmente le cineteche abbiano presentato delle richieste per delle somme, anche se per film abbastanza importanti, però con il restauro completo, con il completo restauro. Mi sarei aspettato da chi sa l'importanza, cioè dalle cineteche, che sanno che vuol dire aprire una scatola e vedere che si è arrivato tardi, ci si rimane veramente male, di cercare di favorire più la scansione piuttosto che il restauro completo, perché la cifra praticamente è quasi un quarto sulla scansione rispetto al costo del restauro completo, quindi si potrebbero scansionare, quindi salvare, metterla al sicuro, molte più opere rispetto a quello che si sta facendo adesso. E diciamo, io mi ricordo benissimo il professor Apra, una volta, qualche decennio fa, che parlammo quale sarebbero stati scegliere dei film piuttosto che d'altri, perché si decise che non sarebbe stato impossibile, all'epoca non si ne parlava nemmeno di scansione, salvare tutti i film. E giustamente lui disse, no, sono tutti figli miei, io li voglio salvare tutti. Quindi a maggior ragione, se uno vuole salvare tutto, la prima cosa da fare è fare la scansione, perché queste pellicole sono tutte già condannate dalla nascita. E tutto sommato anche il poliestere, ci sono stati dei segnali abbastanza preoccupanti su questi 500 anni. Io stesso, o dicevo quando facevamo il restauro all'avente diritto, al regista, per 500 anni, state tranquilli, oggi non me la sentirei più di dirglielo, perché ci sono stati già 2 o 3 avvisaglie che non è vero che questo supporto durerà tutti questi anni. E poi un'altra cosa veramente che manca proprio alla Commissione è un registro, un qualcosa che faccia da spartiacque su quello che è stato fatto e quello che c'è ancora da fare. Il film della Cavani, Francesco, che l'abbiamo fatto a Cinecittà e abbiamo proiettato al Festival di Venezia, c'è una cineteca del nord, non mi ricordo di che, con la RAI, hanno riproposto di fare il restauro di Francesco, quello 16 mm, della che l'abbiamo fatto pochi anni fa. Altre cose, Magrelli che seguiva altre cose per altri film, anche lui si ricordava con questo, ho fatto una conferenza stampa l'altra settimana alla RAI per questo film e l'hanno rimesso nuovamente nell'elenco dei film da fare. Quindi bisogna che fra cineteche vi parlate e ognuno dice quello che ha fatto e fate un registro del restauro. Se ne è parlato già tanti anni fa, però poi questa cosa è morta così, come l'Istituto Nazionale del Restauro, che una volta si fece a Venezia e poi in un secondo momento lo volevano rifare pure la seconda volta. Io dico, ma l'avete già fatto a Venezia, non è mai funzionato. Cioè, per queste cose purtroppo vanno nel dimenticatoio. Io ancora, insomma, un po' di memoria ce l'ho, dal 1960 che ho iniziato a lavorare nel cinema, quindi qualcosa ancora mi ricordo. Tutto qua. Grazie Carlo, grazie tanto.
Maurizio Nichetti. Sergio Bruno. Allora, stamattina introducendo i lavori avevo accennato al restauro del film che 40 anni fa ebbe uno straordinario e imprevisto, devo aggiungere, ero là come... Anche per me. Anche per te. Io ero lì come giornalista, come critico del mio giornale e non ci aspettavamo certo che un debuttante ottenesse un risultato proprio di pubblico, con un successo strepitoso, tanto da costringere il direttore della mostra del cinema, che era Lizzani, sì, a programmare due proiezioni supplementari di Ratataplan. Con questo film nacque Maurizio Nichetti e dietro questo film c'è una storia bellissima che è legata anche a uno dei più grandi produttori della storia del cinema italiano, che è Franco Cristaldi. Abbiamo restaurato questo film proprio in occasione dei 40 anni, è stato presentato a Milano in settembre proprio, 40 anni dopo, e farà come gli altri film il giro di tante altre manifestazioni, lo presenteremo insieme ad altri restauri nell'attività che il Centro Sperimentale organizza a Santa Croce in Gerusalemme da ormai sarà il quarto anno, con una settimana dedicata ad alcuni dei restauri più importanti da noi realizzati negli ultimi tempi, tra cui Ratataplan. Sergio Bruno, che è il responsabile per la Cineteca Nazionale dei restauri, ha curato sia le lavorazioni del film di Nichetti, sia le lavorazioni del film Il manoscritto del principe di Roberto Andò. Roberto Andò vi saluta tutti da un ospedale dove è ricoverato in osservazione, l'ho accennato stamattina, per un piccolo incidente d'auto che ha avuto, che però presuppone che venga visitato, è successo stanotte, quindi oggi è lì. E io mi auguro che sarà possibile per lui essere alla Casa del Cinema il 28 di novembre, quando presenteremo appunto il manoscritto del principe restaurato, che fa parte di queste attività di celebrazioni dei 70 anni della Cineteca. Io partirei prima con Maurizio e poi chiederei a Sergio di raccontarci la lavorazione di entrambe le opere. Ma innanzitutto devo ringraziare la Cineteca che è felice che hanno avuto l'idea di festeggiare i 40 anni di Ratataplan con un restauro. Devo dire che oltre alla sorpresa del successo all'epoca, se mi avessero detto che 40 anni dopo mi ritrovavo a Roma a parlarne ancora, non ci avrei mai creduto, perché nel cinema 40 anni sono tanti. Se io penso nel 79 ai film di 40 anni prima, mi erano abbastanza estranei. Immaginatevi questi ultimi 40 anni che hanno visto un cambiamento epocale di pubblico, di ritmi, di linguaggi, di supporti, di metodologie di ripresa. Quando con Bruno ci siamo incontrati e abbiamo parlato per la prima volta di questo film, sono dovuto ritornare a quei tempi. Noi il film l'abbiamo girato in Super 16, per cui già ci sembrava di essere grandi, perché Moretti aveva girato in Super 8, io sono un autarchico, poi aveva girato in 16 Ecce Bombo e noi siamo arrivati e abbiamo girato in Super 16 perché volevamo essere un po' di più. Erano epoche di questo tipo, ecco. Io ho girato Ratataplan, eravamo in sette persone e davanti alla macchina da presa tutti amici, perché erano gli insegnanti e gli allievi di quelli di Grok, che era una cooperativa teatrale di Mimo che io avevo fondato quando avevo 25 anni. Per cui mi sono trovato a 25 anni a fondare una scuola, tanto per tornare al centro sperimentale, a fondare una scuola di Mimo a metà degli anni 70, e alcuni miei allievi avevano 15 anni più di me.
perché erano insegnanti di 35 anni. Perché io ho dimenticato di dire un'altra di un'altra attività di cui è protagonista Maurizio con il Centro Sperimentale e la Scuola Nazionale di Cinema, è il direttore artistico del corso di formazione triennale a Milano per gli allievi che vogliono diventare pubblicitari e autori di film per il cinema industriale e per la pubblicità. Cinema su commissione. Cinema su commissione. Su committenza. No, figurati. Sì, io, come dire, quelle erano epoche di questo tipo, per cui avevo degli allievi che avevano 15 anni più di me. Questo mi porta oggi a trovare degli 85enni che mi fermano per strada e mi dicono: lei era il mio insegnante di mimo. E allora, quando è accaduto, oddio, non è che mi sono sentito proprio a mio agio, e allora preferisco oggi occuparmi di giovani e stare con i ragazzi del centro che vogliono fare cinema su committenza. Allora, è inutile che oggi si parli del cinema in quanto linguaggio, oggi si parla di restauro della memoria, della conservazione della memoria del cinema, ma è indubbio che il secolo del cinema è stato il Novecento. E noi abbiamo tanto da restaurare, perché proprio nel Novecento sono stati fatti tanti capolavori. Dal 2000 in poi si fa un altro tipo di audiovisivo, con altre tecnologie, per un altro pubblico, per altre piattaforme di distribuzione. E noi questo a Milano insegniamo nel nostro corso di pubblicità e cinema d'impresa. Tornando al Super 16, quando gli ho detto... Abbiamo fatto Super 16, però io non ho mai visto il negativo Super 16, perché ovviamente anche all'epoca per andare nelle sale cinematografiche dovevamo andare in 35, per cui io ho girato in Super 16, ma a Cinecittà hanno subito portato il film a 35 mm, tant'è vero che io in Moviola ho sempre lavorato in 35 mm, su supporto 35, però il negativo originale era in Super 16. Da lì è partita tutta l'avventura del restauro, che vi potrà raccontare molto meglio lui. Io non sono uno di quegli autori che, come dire, è andato tutte le mattine a vedere come procedeva il restauro. Sì, no, questo lo so, vi ringrazio, però credo che ognuno deve fare il suo mestiere, cioè io devo fare il film e voi dovete fare il restauro. Se io mi mettessi... Però ci hai seguito, insomma. Vi ho seguito sempre e avevo ansia quando mi mandavate gli spezzoni da vedere, mi auguravo di ricordarmi i colori che c'erano e soprattutto le atmosfere, le emozioni che io avevo provato quando l'avevo girato, e le ho ritrovate assolutamente. Ecco, tenete presente che passati 40 anni è tantissimo, perché i primi 10 anni uno li ha passati in giro a mostrare la pellicola, per cui ha continuato a vedere copie sempre più rigate, sempre più rovinate, con pubblici sempre più rari, sempre più distratti, perché poi questa era la vita di un film dopo 10, 15, 20 anni. Poi c'è stato un momento di scomparsa e poi è tornato col DVD all'inizio del 2000, una vita diversa, per cui allora anziché andare con 8 bobine di 35 mm, che francamente era impegnativo, andavo col DVD in tasca a fare le serate, a far vedere questo o quel film. Però a furia di vederlo col DVD, uno poi... si faceva la memoria dei colori, delle atmosfere, delle immagini col DVD, per cui quando lui mi telefonava e mi diceva: ma qui avremmo fatto una scelta privilegiando, io ero terrorizzato, perché dicevo: ma cosa privilegiano? Cioè, il film era quello, cioè, c'è poco da privilegiare. Vedi che dovevi venire. No, invece poi ho capito che col linguaggio che io non potevo capire telefonicamente, loro stavano tornando al risultato della pellicola. Per cui quando ho visto questa nuova scansione, questo nuovo restauro, sempre con supporto digitale, ma che recuperava quel look di quegli anni, beh, insomma, ho capito che per 20 anni avevo visto un DVD, non avevo esattamente. Sì, mi riaggancio appunto al discorso che facevi, perché ovviamente il restauro è sempre legato a problemi di conservazione, quindi sono contento che, appunto, celebrando i 70 anni della Cineteca Nazionale, ricordiamo le attività importanti, che soprattutto è quella della conservazione.
perché se noi non conservassimo bene, in maniera corretta, seguendo i nostri standard internazionali, le pellicole, fra poco ci troveremo a restaurare quello che non siamo riusciti a conservare bene. Insomma, quindi questo è fondamentale, quindi investire sempre più sulla conservazione, sulle mi aggancio un secondo, sulle nuove professioni, come nella scuola di Lecce, che formerà ovviamente non soltanto dei restauratori, ma degli archivisti di cineteca, cioè persone che hanno quindi nozioni di archivistica, storia del cinema, storia del linguaggio, della tecnica del cinema e ovviamente del restauro. In questo caso la difficoltà, come diceva lui, era questo formato molto particolare Super 16, siamo ripartiti ovviamente dal negativo originale e la difficoltà è stata che noi spesso quando lavoriamo, anzi sempre quando lavoriamo, cerchiamo di avere le pellicole d'epoca come reference per quanto riguarda sia il suono sia la giusta colorimetria. Ahimè, di questo film non esistono copie in pellicola con i colori intatti, sono tutte in fading, rovinatissime, non abbiamo avuto una reference chiara, quindi la difficoltà è stata ancora maggiore, quindi noi avremmo voluto Nichetti tutti i giorni a Roma per darci una mano, quindi è stato anche un lavoro che ho fatto insieme. Autore vivente è una rarità. Ma è una rarità, sì. Qui avevamo vivente sia l'autore che il direttore della fotografia, per cui due rarità. Noi lavoriamo con registi settantenni, ottantenni, come abbiamo visto, e anche, ahimè, non so, quando l'autore è vivente per noi è un'occasione, non solo l'autore, anche l'autore anche della per fotografia. L'autore. Anche per l'autore. È un bene essere ancora contemporaneo al proprio restauro. È meglio essere vivente. Quindi la difficoltà è stata quella, insieme a, non ho solo, ma con Daniela Curro, con il conservatore, abbiamo lavorato su questo film e devo dire grazie anche al laboratorio con cui abbiamo lavorato, Studio M, che ha dato il massimo di disponibilità, abbiamo lavorato veramente molti giorni quotidianamente, di volta in volta ti mandavo delle clip, oppure ci sentivamo al telefono, guarda, noi abbiamo privilegiato questo, abbiamo fatto quest'altro, per cercare di ricostruire bene il film e credo con e per il suono con Federico Savina che è in sala, che è il nostro nome tutelare per quanto riguarda Savina, il restauro del sonoro. Esattamente, per tutti, il nostro nome titolare per tutti i film. Quindi in questo caso i risultati, ovviamente finché poi l'autore non l'ha rivisto completamente, non eravamo così tranquilli, perché ripeto, non c'erano più copie in pellicola decenti, il DVD aveva delle scelte fantasiose, nonostante è stata un'operazione commerciale, ti hanno fatto anche i complimenti da cinetecari quel DVD, perché c'erano degli extra, tanti extra, degli extra con il diario di riprese, con il cortometraggio da cui è nato il film, perché ovviamente quando noi facciamo un restauro, che è sempre, ripeto, un'operazione culturale che si avvale della tecnica, noi ci studiamo il film, quindi andiamo a leggerci anche la sceneggiatura, vediamo come è nato il film, avendo il regista vivente, l'ho intervistato, l'ho interrogavo, e quindi era stato importante per noi sapere da come era nato il film, tant'è vero che ce lo siamo detti, poi magari si vedrà di fare anche il restauro del cortometraggio da cui poi è nato tutto il film, perché non so se vuoi raccontarlo, ma insomma, come è nato il film. Perché essendo un film muto, comico, e io avevo scritto già 7 sceneggiature, volevo fare cinema, e tutti quando le leggevano la classica domanda era: ma farà ridere? Perché io non portavo un film sulla resistenza, sul nazismo, l'olocausto, perché purtroppo le commedie o fan ridere o sono da buttar via. Allora, portando un film da giovane, senza dialoghi, la domanda era: ma farà ridere? Allora, stufo di questa domanda, a un certo punto ho detto forse no, e allora è meglio che prima mi faccio un cortometraggio per capire se può far ridere e poi glielo faccio vedere, se ridono faremo il film e se non ridono pazienza. Allora la parte centrale del film l'avevo già girata prima di fare il film ed è stata la parte che Cristaldi ha visto e si è convinto a fare il film. Peccato, adesso lo dico così come aneddoto, che tutto questo avveniva a novembre, Cristaldi sapeva che alla Venezia dell'anno dopo avrebbe avuto Ogro di Pontecorvo in concorso e mi ha detto: allora guardi, dobbiamo girarlo a gennaio perché io ho Ogro e se riusciamo come opera prima la facciamo vedere a Venezia. E io ho detto sì, sono contento, però tenga presente che la parte centrale che ho già girato l'ho girata in agosto, per cui devo girare un prima e un dopo a gennaio a Milano e raccordarlo con un centro del film che è girato in agosto,
per cui cioè, sarebbe stato impossibile da restaurare, no? Perché non potevamo uniformare la stagione. E allora Cristaldi, che mi aveva offerto, mi ricordo dicendomelo, mi ha detto: guardi, io le posso, diciamo in euro, perché ormai le lire non ce le ricordiamo più, aveva 50.000 euro, dice: io sto girando Ogro, Ogro mi costa 50.000 euro la settimana, dico che è durato una settimana in più e le faccio fare il film a lei, ma lei ce la fa con 50.000 euro a farmi un film? E io, che ecco, io avevo girato la parte centrale con 2.500 euro, per cui 50.000 euro gliene giravo 10, perché gli attori erano amici miei, i sette che facevano la troupe, uno ero io, uno era mia moglie e tre erano amici, per cui chiaramente per me 50.000 euro erano una botta di soldi pazzesca. Ho detto: sì, però non posso girarlo d'inverno se la parte centrale è girata d'estate. Dovrei girarlo almeno a marzo-aprile, poi ce la faccio lo stesso per Venezia. E lui mi ha risposto molto serenamente: va bene, torni in aprile e vedremo se ho ancora 50.000 euro. E questa cosa me l'ha detta con un'espressività del volto. Io sono mimo, per cui ho capito il linguaggio dei segni. Ora o mai più. Cioè. Hai capito, ora o mai più. Allora, ho detto, ci ho ripensato, ma lei cosa mi consiglia? Perché poi... Lei cosa mi consiglia? E lui mi ha detto: le consiglierei di rigirare anche la parte centrale d'inverno. Ed ecco perché ci sono, no, ci sono, allora, due versioni della parte centrale. Questo lo dico perché, visto che qui è una, diciamo, è un parterre di conservatori di cineteche e di appassionati di cinema, Ratataplan è l'unico film al mondo, lo dico, cioè compresi gli americani, tutti, al mondo, che ha 25 minuti di film uguali, uno girato in inverno e uno girato in estate, con lo stesso cast, le stesse location e le stesse gag, perché io ho rifatto tutto uguale. E nel DVD c'è questa cosa, e c'è la visione parallela del cortometraggio e del film, e si vede lo stesso film, che però uno è in inverno e uno è in estate. È una curiosità. Ecco, infatti noi da cinetecari, malati di cinema e filologi, vorremmo restaurare anche il corso. Quello è mio, perché, cui quando, esatto, volete. Perché in effetti è il nucleo da cui è nato tutto il film. Insomma. Quando volete. E questa è la storia Ratataplan, che vedrete, perché lo presenteremo anche questo film alla Casa del Cinema in una delle prossime date. E poi c'è la parte manoscritto, c'è una premessa da fare. Come nasce la decisione di restaurare un film molto più recente di Ratataplan, di non moltissimo, però più recente, un film del 2000, Il manoscritto del principe? Nasce da una telefonata abbastanza, come dire, non furiosa, ma insomma calda, di Giuseppe Tornatore, che chiama da Parigi e mi dice: guarda che abbiamo fatto un grande tributo, come sempre lui mescolando letteratura, cinema, teatro, un grande tributo a Tomasi di Lampedusa, e per ricordare Tomasi di Lampedusa usciva una nuova edizione del Gattopardo a Parigi, l'abbiamo collegato ad altri eventi, tra cui la proiezione del manoscritto del Principe. Tragica proiezione, il materiale era orrendo, ho dovuto difendere, come se il film fosse finito, insomma il materiale fosse finito e chissà in quale disastro ambientale, l'abbiamo presentato, ma non è possibile andare in giro. Ho scoperto che è l'unica copia che circola di questo manoscritto del Principe. Io ho prodotto il film. Se tu sei d'accordo, domattina mio fratello Francesco, che era il coproduttore insieme a Pepuccio del manoscritto, ti porta il negativo. Gli ho detto di sì. La mattina dopo Francesco Tornatore è arrivato in cineteca con i materiali originali del film da rilavorare. In una prospettiva allora di circuitazione ulteriore dell'iniziativa di Pepuccio Tornatore, che infatti è avvenuta, per portare però la copia in condizioni accettabili. A questo punto entra in scena la Cineteca Nazionale e il film diventa un progetto di restauro. Com'è andata? Allora, anche in questo caso, non per fare sempre il pilota sulla conservazione, ma voglio dire, sono due casi proprio molto particolari, perché per esempio il negativo di Ratataplan era
ben conservato, perché era conservato dai colleghi della Cineteca di Bologna nei loro cellari climatizzati a norma, eccetera. Mentre ahimè, quando Felice ci ha parlato di questo progetto, ha detto: abbiamo fin del 2000, il negativo starà bene, insomma, non ci sarà bisogno, fra chissà, faremo una digitalizzazione senza intervenire chissà che cosa. Invece il negativo aveva dei problemi. E mi ricordo quando abbiamo fatto, anche delle rotture all'interno che abbiamo integrato con un altro materiale di seconda generazione, quando a questo punto ci siamo visti davanti alla scansione del film, ci siamo un po' scoraggiati. A quel punto, come dovremmo fare sempre, chiamiamo, anche in questo caso il regista era vivente, e Roberto Andò, ma soprattutto abbiamo chiamato il direttore della fotografia, Enrico Lucidi. Ricordo ancora il giorno che venne alla proiezione per vedere il film, gli caddero le braccia, perché si rese conto che il cromatismo di quel film, che è molto particolare perché ha dei grandi esterni luminosi e caldi della Sicilia e questi interni invece ricostruiti, molto scuri, molto caldigrafici anche come ricostruzione, quindi è un film che rischia di creare degli sbilanciamenti se non hai bene in mente l'idea di tutto il film. Ed ecco perché, per fortuna, la Cineteca cerca sempre di fare questo tipo di lavoro, coinvolge l'autore o il direttore della fotografia. Enrico ha cominciato a lavorare, devo dire, era veramente molto scoraggiato all'inizio, dalle prime visioni. E quindi si è messo lì, devo dire, anche lì, sempre al laboratorio Studio M, è andato parecchio, mi c'è tantissimo, sono andati molti giorni, hanno fatto rullo per rullo, hanno ricostruito il film e sono riusciti a raggiungere dei risultati ottimi, perché naturalmente quello che quello che noi facciamo è questo è un discorso che appunto magari affronteremo quando faremo il convegno sul restauro, cioè non, ovviamente quello che diceva anche Paolo Cricchiusani, cioè noi riproduciamo il film su un altro medium, cioè su un supporto digitale, quindi creiamo un altro tipo di visione. Ecco perché dobbiamo cercare di essere il più filologicamente possibile vicini all'originale, sapendo, ben consapevoli, che sono due medium differenti, proprio il tipo di visione, esperienza visiva è diversa vedere un film in pellicola da un film in digitale. Ahimè, siamo anche quasi costretti a farlo, perché, ecco anche la lamentela di Tornatore, non esisteva una copia in digitale visibile di questo film, presentabile, soprattutto perché adesso tutti i cinema hanno, per la stragrande maggioranza, dismesso i proiettori in pellicola e hanno montato i proiettori in digitale. Ecco perché era necessario comunque fare questo tipo di intervento, che in corso d'opera, ripeto, abbiamo scoperto essere urgente, perché nonostante un film del 2000, il negativo non conservato magari in maniera così ortodossa aveva delle problematiche. Ed ecco qui, quindi sono due esempi di come un materiale ben conservato, nonostante Super 16, delicatissimo, di 40 anni fa, è un film, è un negativo del 2000, avevano due diverse storie che hanno portato a due tipi di interventi diversi, tutte e due molto complicati, complessi, ma che hanno portato, devo dire, ce lo dicono i registi, perché naturalmente poi anche per il manoscritto del Principe andò, è venuto poi alla proiezione finale, ha approvato il restauro, anche lì aspettavamo poi anche il suo beneplacito, eccetera, è stato anche un successo, presentato alla festa di Roma. E a questo punto mi riaggancio sempre al discorso di Paolo per quanto riguarda le proiezioni, perché alla festa di Roma il manoscritto del Principe è stato presentato al Maxi in una buona sala, mentre me, per esempio, ne abbiamo parlato, gli altri restauri sono stati presentati in una sala non adeguatissima alla proiezione di film, in cui si sentivano i rumori, sia Visconti, sia Gruppo di Famiglia all'interno che Il Mestiere delle Armi, in una sala, ecco appunto Paolo, dove si sentiva il traffico all'esterno, e a un certo punto un Gruppo di Famiglia, la Mangano, dice: gli aeroporti sono diventati dei cimiteri, una frase importante, e si sente un elicottero, è stato straniante, dico, ma allora, ecco, bisogna stare attenti dove anche un festival importante, prestigioso come Venezia, deve, ma lo so che tu gliene hai anche parlato con Monda, deve stare attento a dove collocare i film, anzi nessun film andrebbe proiettato in quelle sale, secondo me è un piccolo appunto. E quindi eccoci due restauri con due registi che hanno seguito e approvato il nostro lavoro. A proposito di 16, Super 16, grazie. Ti vorrei fare una domanda tecnica, a questo punto parlavamo di 16 e Super 16, c'è un film che ci piacerebbe restaurare, su cui stiamo già lavorando d'intesa con, quindi do una notizia, d'intesa con Paolo Taviani,
che è Padre Padrone. Padre Padrone vinse il Festival di Cannes, Palma d'Oro del Festival di Cannes, tanti anni fa, ed è morto, come sapete, recentemente, pochi giorni fa è morto Omero Antonutti. Allora Paolo, ci siamo sentiti al telefono, ora ci vedremo proprio per affrontare la questione. È venuto in mente che sarebbe il caso di proporre proprio al Festival di Cannes, vedremo se poi passerà il film, dipende dalle scelte che fa il direttore del Festival, non tanto il responsabile dei classici, abbiamo capito nel corso di questi anni, però Paolo poneva un problema. Ora esulo un attimo dal discorso intorno, ma per parlare in un ambiente in cui tutto ciò è perfettamente comprensibile. Il film è girato in 16 mm, non in Super 16, in 16. Il film fu gonfiato a 35 per poter partecipare al festival allora e poi uscì nelle sale in 35. Con grande disappunto di Paolo e di Vittorio, perché c'era una patina, o c'era qualcosa, non so bene perché non ricordo com'era, che infastidiva. E ci fu un episodio che Paolo racconta, magari stasera quando verrà qui, fra un po' arriva anche lui, ce lo ricorderà. Ci fu un complimento straordinario insieme a Flaherty, forse il più grande documentarista della storia del cinema, che grande amico anche di Paolo e di Vittorio, Joris Evans, che alla fine della proiezione del film a Cannes si complimentò con i due fratelli italiani dicendo: che straordinaria trovata, questa ombra che nel film c'è, l'avete rarefatto. Paolo lo abbracciò commosso, anche per liberarsi dall'angoscia che l'aveva preso quando aveva visto il gonfiato a 35 mm del film. Ora, come andremo, se andremo a Cannes, e comunque come festeggeremo il restauro di Padre Padrone, Sergio, dal 16 originale a un gonfiaggio con l'ambiente particolare di Evans? Bella domanda, una bella responsabilità, anche perché, ma questo è appunto un tema che tutte le cineteche sicuramente si pongono, che il fatto di questa rincorsa a digitalizzare al massimo della definizione qualsiasi film è a volte deleterio. E quindi con questo film sicuramente dovremo fare molti test, prove di scansione a varie risoluzioni, non è detto appunto, come stanno gli addetti ai lavori, che il massimo della risoluzione sia per forza la soluzione migliore, anzi stiamo vedendo che film girati in certe epoche storiche, molto recenti, anche negli anni fine 60, 70, eccetera, presentano molte problematiche, i negativi forse hanno un tipo di pasta di pellicola che reagisce male alle acquisizioni in digitale, quindi dovremmo fare un lavoro, e spero che avremo il tempo di farlo, perché molto spesso sappiamo bene che le cineteche fanno anche restauri in breve tempo, insomma, o legati a un evento, a una proiezione, quindi bisogna essere per forza pronti per quella data. Speriamo di avere il tempo di fare molti test, molti lavori, su questo materiale, perché abbiamo già visto delle cose fatte anche in passato ed erano veramente terribili, cioè altro che sfumato, si vedeva veramente delle sfocature, delle cose che sicuramente non c'erano. È vero che anche piccole imperfezioni dei film quando venivano girati, come piccole magari sfocature o problemi di densità, si ammorbidivano con la stampa in pellicola. Oggi voi dovete immaginare che noi prendiamo quel negativo, invece di ammorbidirlo con una stampa, lo mettiamo una lente di ingrandimento a grandissima risoluzione e lo mostriamo in uno schermo gigantesco. Ecco, quindi bisogna stare molto attenti a fare questo lavoro, ma questo, devo dire, è un dibattito che fra le cineteche è molto, molto vivo, presente, anzi è una cosa su cui dovremo sempre confrontarsi. Non a caso questo progetto della digitalizzazione di cui ha parlato Carlo Cotta ci richiama a questo, ecco, appunto, a salvare il più possibile, ma senza rincorrere per forza il massimo della risoluzione come la soluzione finale per tutti i film. Quindi state molto attenti, e ti ripeto, nello studio preparatorio del restauro, ed è quello che cerchiamo di fare sempre. Poi ripeto, il restauro è un work in progress, è un punto di vista, è un lavoro che, se non rovina gli originali, quantomeno, ecco, è un percorso che tu hai fatto, e poi puoi sempre tornare indietro e riprendere il lavoro e magari migliorarlo. A proposito del 2K, 4K, 6K, eccetera, un tema che non è stato affrontato fino ad oggi in questo incontro, ma che magari potrà essere rammentato nell'incontro che seguirà sul lavoro delle cineteche internazionali.
si è confermato quello che sembra essere ormai una tendenza. Con l'arrivo delle piattaforme digitali, tipo Netflix per capirci, ma non solo, c'è una fortissima richiesta, e aggiungo finalmente, di materiali classici, di film classici, purché siano restaurati al massimo della qualità tecnico-tecnologica. Già il 2K viene considerato un problema, ci sono molti direttori della fotografia che, avendo girato film in bianco e nero, viventi, affermano che il 2K è il massimo di applicazione possibile, perché al 4K è inutile andare con il bianco e nero, andare col bianco e nero al 4K. E allora, che tipo di prospettiva si apre sul piano culturale? Io ne parlo da profano, naturalmente, ma sul piano culturale, ma anche sul piano commerciale. E qui subentra una questione molto delicata, e che diventerà probabilmente un'occasione forse legislativa. L'obbligo, parlo per la Cineteca Nazionale e Centro Sperimentale, noi utilizziamo fondi pubblici per restaurare i film del passato. Fondi pubblici che spesso sono molto consistenti. Si arriva, come è stato il caso per esempio di Ultimo Tango a Parigi, le cui condizioni erano letteralmente drammatiche, ci sono costi molto molto alti. Dopodiché questo film, del quale diamo ovviamente circa il restauro comunicazione all'avente diritto, questo film diventa poi per l'avente diritto uno straordinario elemento commerciale per la cessione a network di tutti i tipi, pubblici, privati, piattaforme, eccetera. Io personalmente trovo profondamente immorale che l'avente diritto possa utilizzare il lavoro di restauro fatto con i soldi pubblici, concessione del film alla Rai piuttosto che a Mediaset, piuttosto che a Netflix, piuttosto che a Sky, che possa cioè giovarsi del lavoro fatto con denaro pubblico, incamerando in toto il quanto gli viene poi riconosciuto dal network che assume per tot anni, magari per 10 passaggi in 12 anni, cosa che succede. La proposta che faremo al ministro Franceschini è quella di imporre che ci sia una formula contrattuale che preveda che almeno, parlo in termini assolutamente provvisori, ma è un'ipotesi, che il 50% del rientro dal network che acquisisce per la programmazione il film vada all'avente diritto e l'altro 50% torni a chi ha restaurato il film perché possa continuare a restaurare, soprattutto quando, come nel caso della Cineteca, utilizza fondi pubblici. Credo che sarà una battaglia pesante, e qui il problema dell'avente diritto sta diventando un caso drammatico. Proprio perché cominciano le piattaforme a chiedere sempre più materiali restaurati in alta definizione per la loro programmazione, si sta sempre più intervenendo per spingere da parte di chi ha i diritti sulle cineteche, immagino di tutto il mondo, mica sulle cineteche italiane e la nazionale, perché si produca questo materiale. O questa diventa una legge europea, per cominciare, perché è l'unica maniera forse per uscire dal provincialismo anche dei produttori, che attenzione, spesso non sono i produttori originali. Gli aventi diritto quasi sempre, soprattutto per film non importantissimi e soprattutto quando sono scomparse le case di produzione, sono dei mercanti di pellicola che sono subentrati nel corso del tempo a chi ha prodotto il film originale. Il pubblico registro che ora è presso la SIAE, ma fra un po' sarà presso il Ministero, il pubblico registro è una roba impressionante. Quasi mai per i film più importanti si riesce davvero a risalire all'avente diritto effettivo. Spesso sono società fittizie, spesso sono strani nomi, e quasi mai è quello del produttore originario, perché sono stati ceduti nel corso del tempo e degli anni. Ora, che un tale che, avendo avuto i mezzi per acquistare chissà a quale prezzo, pochissimo prezzo, magari da un fallimento peraltro, dei titoli molto importanti, possa fruire del vantaggio che gli deriva dal restauro dell'opera di cui detiene i diritti, spesso ingiustamente, ma che poi non è disposto. A noi è successo proprio con l'Ultimo Tango a Parigi. Eravamo in trattative come centro sperimentale con un network, ci siamo visti scavalcati dall'avvocato dell'avente diritto, il quale ha, come dire, potuto fruire
potendo collocare, voi capite come cambia il valore dell'opera, potendo utilizzare, essendo caduto il divieto, incredibile, un'altra delle farse italiane più straordinarie, dal rogo siamo passati al per tutti, nulla osta per tutti per l'ultimo tango a Parigi. Per cui è stato possibile collocarlo in prima serata su una rete nazionale RAI e il costo, il valore anzi di quel film è stato moltiplicato, non sappiamo per quanto, perché naturalmente hanno preteso di avere il materiale restaurato, ma non ci hanno detto quanto gli era valsa questa cessione da parte della Cineteca Nazionale, che era obbligata a farlo, non si poteva rifiutare perché il film non è della Cineteca. E questa è una questione molto, molto delicata, per cui ai direttori e ai rappresentanti delle cineteche italiane io lancio questa ipotesi di trovare una forma collettiva, comune, anche in ragione del fatto che la Cineteca Nazionale è per legge la cineteca impegnata, obbligata a fare il coordinamento delle cineteche italiane come prevede la legge recente, e trovare un accordo per cui ci si muova tutti insieme con una logica possibile, mettendo in mezzo, perché no, anche gli avvocati che rappresentano le cineteche. Per quello che ci riguarda sono gli avvocati dello Stato. Adesso questa non è forse la sede per approfondire il discorso, io non posso essere quello che difende l'autore vivente raro rispetto a quelli che invece hanno i film sono passati ai mercanti, no? Allora il 50% che dici mi sembra sacrosanto fino a recupero delle spese del restauro, e poi si può mantenere una percentuale minoritaria anche successivamente, perché se no che uno perde il 50% dei diritti della sua opera solo perché un altro gliel'ha restaurato credo che sia difficile da ottenere. Si può ottenerlo fino a quando uno ha recuperato i suoi soldi di restauro e poi rimane in una quota del 20%, del 30%, del 10%, quella è una trattativa da fare con l'autore. Io credo che sia assolutamente sano, perché uno restaura un film, recupera i soldi che ha speso, può restaurare altri film e ha anche un minimo di proprietà del film che ha fatto. Perché avere il 50% sine die su un'opera restaurata è una bella sfida, ma credo che sarà difficile da ottenere con i produttori. Però partire alti per fermarsi poco dove sotto. Dove è possibile. Ci sono interventi che volete fare? Abbiamo qualche minuto prima di passare all'altro appuntamento con le cineteche internazionali, le cineteche straniere. Se qualcuno vuole intervenire su questo, sulle cose che ci siamo detti prima, che ha detto Nichetti, che ha detto Sergio, io. Ecco, prego. Sì, perché stiamo registrando, quindi è opportuno. Siamo in diretta streaming. E chi sta davanti all'apparecchio? Anche saremmo, meno male, perché se no saremmo stati strapieni. Ecco qui. Bene. Io sono Radanovic, provengo da Croazia e ho restaurato una serie di cartoni animati Professor Baltasar. E infatti lì in Croazia si è posto problema e ho fatto la causa alla Zagreb Film, perché pensavo che il valore di un'opera restaurata non è più soltanto di autori, ma anche di quelli che hanno lavorato e hanno speso un anno, come nel caso nostro, per restaurare 8 ore, e sono riuscito di avere i diritti per sull'opera restaurata. Allora, diritti commerciali ha il produttore fino dopo 50 anni li perde. E l'altra cosa importante è che se vogliono vendere o proiettare in qualche cinema o mandare in televisione, che il valore, che i diritti di quella opera restaurata adattata per i nuovi media sono di quella società che ha fatto il restauro. E sono riuscito a fare questa cosa. Questo lo do come informazione. Poi riguardo il 16 mm, la nostra piccola azienda familiare è riuscita a portare Cineric americana a Roma 2 settimane fa, e per noi non ci sono problemi, abbiamo un scanner che è prototipo e lavora da 8 mm
fino a 70 mm, l'ultimo lavoro è stato fatto per iFilm Museum 68 mm, un film di 1895 in 8K. Quel lavoro di 16 mm, vogliamo fare il test e so che possiamo fare ottimo lavoro senza nessun problema. E siamo, sa Sergio, dove siamo, vi prego di fare un test, una prova da noi, anche per gli altri problemi che ci sono. La Cinerica ha restaurato Lo Squalo, Taxi Driver, mille altri film e ha inventato un piccolo gioiello per salvare, digitalizzando il materiale cinematografico che lavora con sensore CCD in Weathergate e fa tutti i formati di pellicola con grande successo e saremo contentissimi se possiamo contribuire a salvare una parte di patrimonio cinematografico anche in Italia. Scusatemi per mio italiano, ma eccellente, sono magari parlassimo in croato così. Ma anche poi non so se è il destino che io nel 67 ho trovato una bottiglia buttata nel mare da una famiglia italiana. Allora il mio destino è forse anche arrivato al punto di contribuire, salvare il patrimonio cinematografico italiano e sono contento di farlo insieme con l'operatore Cineric da New York, da Lisbona, e lavorando qui al nostro studio che è a pochi chilometri qui vicino a voi. Ecco. Grazie e grazie della proposta del test. Ancora qualche minuto, poi a proposito di possibilità di sostegno non pubblico a questo punto ai film restaurati, come sapete esiste anche un'altra disposizione di legge che permette l'applicazione dell'art bonus non solo ai monumenti da restaurare, ma anche, ormai è finalmente, ai film considerati opere d'arte, esattamente come il Colosseo o l'Arco di Tito. L'art bonus noi l'abbiamo sperimentato, non so quali altre cineteche l'abbiano già provato, e ci è andata molto bene. Noi siamo oggi in trattative per un terzo o un quarto film da restaurare grazie all'art bonus. E uno di questi dovrebbe essere uno dei film felliniani dell'anno Fellini che ci aspetta. E l'art bonus comporta, lo dico per chi non lo sa, ma credo che tutti siate informati come operatori delle cineteche, comporta la possibilità di defiscalizzazione fino al 65% del valore investito dal privato sul restauro. Se un film costa 100.000 euro, chi ci mette i 100.000, quei 65.000 li può defalcare dalle tasse che comunque dovrebbe pagare perché utilizza evidentemente dei capitali di profitto. Ora, questo meccanismo non sempre, attenzione, arriva al 65%, fino al 65% perché è legato al fatturato realizzato dall'azienda o dal privato che investe. In rapporto al fatturato c'è il carico percentuale di defiscalizzazione. Un film recentemente da noi restaurato è stato proprio un film di Alberto Sordi, Il medico della mutua, che ha visto un industriale privato investire 50.000 o 55.000 euro, non mi ricordo, sul restauro stesso. Perché ritengo che sia estremamente importante questa disposizione di legge, questa possibilità che viene offerta? Perché significa poter probabilmente restaurare molti più film se si riescono ad individuare i mecenati, chiamiamoli così, benché non sia mecenatismo questo, e tuttavia attenzione culturale a un prodotto culturale come un film, da parte di aziende, di imprese, perché no, di professionisti, come in questo caso, che hanno avuto modo di intervenire. Noi incentiveremo, è proprio Vincenzo Aronica, che è il direttore marketing, il capo del marketing del Centro Sperimentale, ha avviato una serie di sensibilizzazioni, chiamiamole così, e si sta muovendo. Credo che sia un'altra possibilità, appunto, molto importante questa, che viene offerta alle cineteche per poter produrre più di quanto è possibile in ragione dei mezzi di cui dispongono. Volevi dire qualcosa, Maurizio? No,
È un discorso molto importante questo dei finanziamenti, dei recuperi, la divisione dei diritti. Adesso, rifacendomi a Baltasar e a dei diritti scaduti oltre di 50 anni, è chiaro che stiamo parlando di qualcosa di particolare. Ecco. Per tutti gli altri diritti d'autore ci sono delle regole precise, il diritto d'autore è abbastanza inalienabile, se uno ha fatto un film non è che lo perde perché viene restaurato, però è chiaro, se uno ha fatto un cartone animato, è morto da 50 anni e nessuno lo recupera più, se uno fa un'operazione di recupero è sacrosanto che ne abbia un ritorno economico. È un argomento molto importante, è la prima volta che lo sento, ma mi sembra che andiamo verso un secolo che avrà sempre di più film restaurati da far vedere rispetto ai film nuovi che verranno realizzati. Sono sicuro di questo. Infatti quando sento parlare di moda del restauro mi vengono i brividi, non è moda, è alla moda, tutti i festival hanno la sezione, i grandi, la sezione classici, Venezia classici, Cannes classique, Berlino classici, eccetera. No, è una esigenza, è una realtà. Ed è come si sono restaurate le antiche pergamene, altrimenti sarebbero state illeggibili. Se non ci sono altre domande di qualcuno o interventi di qualcuno dei presenti, io vorrei ringraziare Maurizio Nichetti, grazie a tutti. Sergio Bruno.